Taglio del nastro per le opere di ampliamento realizzate nell'aeroporto Galilei di Pisa per garantire adeguati livelli di servizio ai passeggeri in continuo aumento. I lavori hanno consentito di allargare la sala partenze extra Schengen, di realizzare un nuovo gate di imbarco con 170 sedute e un'area bimbi e di ampliare la sala arrivi al piano terra. È stato presentato anche il progetto di sviluppo del terminal firmato dall'architetto Davide Perri, che porterà la capacità dello scalo a 6 milioni e mezzo di passeggeri all'anno. È una prima tappa di un ampliamento più grande che inizierà la seconda parte prima della fine dell'anno, ampliamento pianificato che serve per dare una dimensione, un aumento di quasi il 50% della superficie del terminal di Pisa. Come abbiamo sempre detto, è il sistema quello che vince, sistema Pisa-Firenze, sono uno in appoggio dell'altro, uno ha una strategia, l'altro un'altra, si integrano. Per quanto riguarda i collegamenti fra Pisa e Firenze, il presidente della regione Rossi ha proposto di intervenire sulla linea ferroviaria. La prima cosa da fare, intanto mi permetto sommessamente di aggiungere, sarebbe il raddoppio, il quadruplicamento della ferrovia Empoli-Montelupo, perché quadruplicata la ferrovia Empoli-Montelupo, la portata di quei binari sarebbe adeguata ad aumentare il numero dei treni che vanno da Pisa a Firenze. Il progetto di sviluppo del terminal di Pisa prevede di raddoppiare la superficie, portando i gate da 16 a 23, i varchi di sicurezza da 8 a 10 e ricavando 2.300 metri quadri di area commerciale in più. Spesa prevista 37 milioni di euro, con conclusione dei lavori nel 2021. Entro il 2024 la fase 2, con nuovi banchi check-in e altri gate.